Venerdì mattina sicuramente indimenticabile per alcuni ravennati che, intorno alle 11.40, si sono trovati a passare in via Guidone. Hanno assistito infatti ad una scena davvero insolita. Decine e decine di banconote svolazzavano lungo la strada. Pochi minuti prima, nella vicina filiale della Monte dei Paschi di Siena, due malviventi a volto coperto avevano appena portato a termine una rapina, facendosi consegnare il contante presente in due delle casse. E sarà stata forse la fretta, forse il fatto di essere in pieno centro in un'ora di punta, fatto sta che nella fuga hanno perso parte della rifortiva e alcuni passanti ne hanno approfittato. C'è chi se li è tenuti, chi ha restituito le banconote alla banca e anche chi ingenuamente ha restituito i soldi ai rapinatori. Il suo bar è proprio di fronte alla banca che è stata rapinata questa mattina. Voi vi siete accorti di qualcosa? No. Ho sentito parlare dopo, quando ho visto la polizia qui davanti. E una signora che voleva andare nel bagno e io ho chiesto cosa è successo, ha detto beh è stata una rapina ma io non lo sapevo perché era in via Guidone là in fondo, piazza Caduti, quando sti ragazzi col motorino hanno perso il cappellino dove avevano i soldi e la gente raccoglieva i soldi per terra e lei dice io mi sono venuti addosso per sbaglio perché avevano fretta per prendere sui soldi. I rapinatori. E dice io ho raccolto 10 euro ma 20 euro ma le l'ho dato indietro perché credevo che l'avevano perso, che erano i suoi. E poi dopo si è accorta che c'era qualcosa che non andava quando loro hanno preso su, sono scappati e la gente con i soldi che hanno preso andavano via perché non sapevano neanche loro. Poi lei ha chiamato 113 perché dopo si è reso conto che era una rapina ma non sapeva neanche dove era successo. Quindi c'è stato chi è stato più furbo e i soldi ha colto l'occasione, se li ha portati via e chi ingenuamente li ha anche restituiti. Mentre lei li ha restituiti ai rapinatori, purtroppo. Per Ravenna Web TV, Sara Pietracci.